su RTV 38 arriva. Ta-da! E voi, come ogni giorno, siete pronti a stupirvi con noi? Noi siamo prontissimi, perché anche oggi affronteremo tantissimi argomenti, tutti molto interessanti, con delle connotazioni psicologiche anche molto, molto, molto marcate. Cominciamo subito proprio dalla sfera psicologica, quella mentale, grazie alla nostra rubrica Psicologia, Curiosità e Dintorni. E allora li ho da ambo i lati, alla mia destra, perché ovviamente una donna, quindi la presentiamo da Galateo per prima, la dottoressa Clarissa Chiti, buonasera, dottoressa. Alla mia sinistra, come sempre nostra consuetudine, il mercoledì ormai, il dottor Maurizio Cinquini, buonasera, buonasera. A questo punto benvenuti a tutte e due. Dottoressa Chiti, comincio dal dottor Cinquini invece, perché lo scorso mercoledì ci siamo lasciati con un po' di suspense, in vista appunto dell'argomento che affronteremo proprio quest'oggi, ed è quello della prevenzione primaria, perché ancora in Italia il rifarsi, no, ad uno psicologo, quindi il richiedere un aiuto psicologico, un aiuto alla nostra sfera emotiva, per molti è ancora un tabù, e questo ci sembra impossibile nel 2020, soprattutto perché andare dallo psicologo può far conoscere degli aspetti anche di noi stessi diversi, importanti, e può migliorare tantissimo la relazione con il nostro io, ma anche di conseguenza la relazione con gli altri. Prego. Allora, ben ritrovati. L'argomento di quest'oggi è un argomento che è, direi, piuttosto importante. Vorrei chiarire un po' un luogo comune, perché mi è capitato di chiedere a tantissime persone che conosco, semplicemente che sono amici di amici, che cosa intendono per prevenzione primaria. E la risposta che mi viene data puntualmente è analisi del sangue. E questo è, diciamo, un errore, perché l'analisi del sangue in realtà è una diagnosi precoce. Ecco. Quando invece parliamo di prevenzione primaria, dobbiamo intendere prevalentemente quello che c'è prima dell'analisi del sangue, vale a dire la cura di noi. Quindi cercare di avere delle abitudini sane, di avere una buona comunicazione intrapersonale, di avere una buona comunicazione interpersonale, e sicuramente cercare di avere un buon rapporto emozionale, come abbiamo detto anche la volta scorsa. E bisogna anche sfatare un luogo comune, che è quello di separare la mente dal corpo, perché il nostro organismo è un tutt'uno, quindi bisogna intendere come la mente la parte software del nostro cervello, e il corpo come un prolungamento della nostra mente. Ecco, il dottor Cinquini mi ha dato un assist perfetto per la collega, per la dottoressa Chiti, perché spesso si sente parlare di problematiche a carattere psicosomatico. Beh, in realtà psicosomatico questo aspetto è molto importante e dimostra quanto detto prima dal dottor Cinquini, cioè che mente e corpo sono estremamente interconnessi. Quanto sono frequenti questi disturbi definiti di natura psicosomatica? Allora, c'è da fare una premessa, nel senso che bisogna rifarsi un attimo al concetto proprio definito dall'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che definisce la salute come un benessere completo, cioè fatto di non solo benessere fisico, ma anche mentale e sociale, non solo come assenza di malattia o di infermità. E questo ci dice tanto sull'argomento, nel senso che stare bene, conquistare un benessere che si ricollega anche alla prevenzione primaria e in qualche modo previene l'insorgere di alcune malattie, riguarda non solo la parte organica, ma anche la parte mentale, anche il nostro contesto sociale in cui siamo inseriti. Quindi
riguarda un po' la qualità della vita, anzi riguarda la qualità della vita, per cui anche la soddisfazione dei nostri bisogni, la possibilità di potenziare le nostre risorse, di valorizzarle, ma anche la possibilità in qualche modo di autorealizzazione, ecco, e ovviamente non sempre questo è possibile, questo ci porta delle volte a non poter soddisfare alcune nostre esigenze, a soffocare alcune nostre aspirazioni e anche emozioni. Questo ha delle ripercussioni sul nostro corpo, sulla nostra salute anche fisica. Qui si hanno delle somatizzazioni dove una persona va a fare anche uno screening medico, a fare degli accertamenti e non si trova niente. Ecco. Perché in realtà il malessere va ricercato altrove. È un disagio proprio di natura psicologica o comunque sia che affine alla mente. Continueremo a parlare della prevenzione primaria e di altri aspetti molto importanti e di altre problematiche che sono venute fuori a seguito di questa tempesta Covid-19. E adesso parliamo sempre di salute nella nostra rubrica creata e realizzata grazie ad Aboca e al nostro professor Rossi. Lo sapevate che le bevande calde aiutano moltissimo per quanto riguarda l'intestino e per alcune problematiche davvero importanti? State a sentire. Noi non ci rendiamo conto, però il nostro organismo ha una visione dinamica e costante per tutto l'arco della giornata. La mattina, quando ci alziamo, abbiamo un profilo ormonale definito, basato per esempio sugli ormoni della tiroide. Oppure possiamo avere anche un quadro ormonale metabolico che deve farci aiutare ad affrontare la giornata. Consiglio la mattina comunque di partire con una bevanda calda, qualsiasi, che può essere un orzo, che può essere un tè verde, che può essere una tisana, che può essere acqua calda con l'aggiunta di limone, ma è l'acqua calda che agisce, non è il limone, cioè una bevanda calda. Perché? Perché la bevanda calda, una volta che è arrivata all'interno dell'intestino, stimola la produzione di un ormone che si chiama grelina. Questa grelina agisce a sua volta nell'ultima parte dell'intestino che si chiama colon. Cioè, in sostanza, la mattina una bevanda calda favorisce le funzioni fisiologiche di ciascuno di noi. Si chiama riflesso gastrocolico, in particolare evidente la mattina. Quindi questi semplici gesti possono aiutare ad avere l'igiene. La natura ci ha pensato. Quindi con la bevanda calda viene espulso il cibo dei giorni precedenti per accogliere il cibo nuovo per affrontare la giornata. Ma poiché molti di noi non abbiamo il tempo, sempre con il cronometro in mano, non abbiamo il tempo da dedicare alle funzioni fisiologiche del nostro organismo. Pertanto la grelina è lì che agisce sul colon, e però noi non possiamo andare in bagno, e così succede che a molte persone emergono i diverticoli. Non è questa la sola causa, ma è anche questa la causa. E la diverticolosi sta aumentando sempre di più perché noi abbiamo perso il rapporto con il nostro corpo. La natura, cioè l'organizzazione della nostra vita quotidiana, la corsa, il lavoro, eccetera, la natura è il nostro corpo. E chi è che vince tra la natura, che è il nostro corpo, e la cultura, che è l'organizzazione della nostra vita? Vince sempre la natura e ti dice: fermo. Non va bene così. Noi non l'ascoltiamo, andiamo avanti e peggioriamo sempre più le condizioni. Un semplice metodo, una bevanda calda la mattina, contribuisce a stare in salute e a creare igiene e benessere intestinale. E allora, grazie naturalmente al professor Pierluigi Rossi, noi siamo tornati in studio, mi sono spostata nel salottino e do il benvenuto all'avvocato Cristina Menzi. Buonasera. Buonasera. Avvocato, benvenuta, perché parleremo delle controversie in quarantena. Ora, detta così sembra il titolo quasi di un film surreale, ma dobbiamo dire che molti problemi di natura legale sono emersi o potrebbero emergere durante e a seguito di queste fasi
così difficili, quindi controversie in una in fasi particolarmente controverse. E allora iniziamo subito a parlare di un settore che è un po' scottante, quello della separazione e dei divorzi, perché ci si sono presentate tutta una serie di problematiche nella gestione proprio di questi nuovi rapporti tra ex coniugi e figli eventualmente. Sì, diciamo che in particolare durante il periodo del lockdown, quando ovviamente soprattutto gli spostamenti erano fortemente limitati, quindi in particolare durante il periodo di maggiore contenimento, le problematiche maggiori sono state quelle relative a dover ad esempio gestire problemi come il diritto di visita, ad esempio, tra quelli che possiamo aver affrontato. Quindi garantire il diritto di visita dei figli compatibilmente con le condizioni di separazione o divorzio durante le norme da contenimento del virus. Quindi, in quel caso, certo, molti genitori si sono giustamente posti il problema se potesse essere garantito il diritto dei figli e come comportarsi. La soluzione, nella stragrande maggioranza dei casi, è stata valutata come quella di far rientrare il diritto dei figli nello stato di necessità, nel senso che il diritto preminente dei figli di mantenere il rapporto con entrambi i genitori è stato fatto rientrare tra le cause di discriminante, diciamo, quindi di stato di necessità, di spostamento. Ovviamente l'accordo dei genitori, insomma, in determinati casi ha eventualmente anche limitato gli spostamenti e questa era una soluzione sempre possibile. Qualora appunto si potessero riscontrare dei problemi o dei rischi molto alti, certo, di salute per, certo, magari patologie dei vari soggetti, per, certo, esempio, no? Però, ovviamente, l'accordo dei, certo, genitori può sempre sanare qualsiasi, insomma, problematica ed è sempre preferibile. È la sanatoria più efficace. Assolutamente, diciamo, sì, così. Assolutamente. Un'altra problematica, no, riscontrata magari nella sua esperienza lavorativa, ma riscontrabile, quindi che potrebbe naturalmente perpetrarsi nel tempo, è quella relativa al pagamento degli assegni. Sì, ovviamente questo risente della crisi economica che ovviamente c'è stata e c'è tuttora. Quello che può succedere ed è successo è che l'onere gravante magari su uno dei due genitori di contribuire al mantenimento possa essere stato difficilmente sopportabile, ancor più del solito. Ovviamente le soluzioni fai da te, ovvero riduzione autodecisa, diciamo così, o sospensione del versamento non possono essere applicate. La scelta anche in questo caso da preferire è quella di concordare con l'ex coniuge e, in caso eccezionale, rivolgersi al giudice per chiedere una riduzione o sospensione del versamento, che potrà essere riconosciuta solo se l'impossibilità al versamento effettivamente sia una necessità scaturita non da una temporanea difficoltà, ma ovviamente da situazioni conclamate e stabili, perché insomma non può essere evidentemente il frutto di una difficoltà momentanea, ecco, evidentemente. Quindi, per esempio, la chiusura di un'attività. La chiusura di un'attività potrebbe essere evidentemente una buona motivazione per chiedere per un ricorso al giudice o per una modifica delle condizioni di separazione o divorzio, certamente. Cambiamo settore, rimaniamo sempre nell'ambito della legalità, ovviamente. Il problema delle locazioni, dei contratti di locazione, quindi parliamo di affitti, facendo però una differenziazione tra locazioni ad uso abitativo e quelle non ad uso abitativo.
Sì, la differenziazione nasce, diciamo, è rilevante soprattutto poi da un punto di vista prettamente fiscale, soprattutto per le agevolazioni che poi sono state introdotte. Diciamo che per entrambi la possibilità che è stata suggerita è quella di trovare un accordo tra il conduttore e il locatore che agevoli entrambi, perché da un lato il conduttore, che per intenderci è l'onerato del pagamento del canone, può ottenere una riduzione o sospensione del canone. Il locatore, a fronte di un versamento inferiore, potrà però mantenere in vita un rapporto, ottenere comunque il versamento parziale e, una volta registrato l'accordo sottoscritto, pagare le tasse su un canone inferiore rispetto a quello invece dichiarato dal contratto registrato all'Agenzia delle Entrate. E questa è una gran buona notizia. Sì. Ecco, allora dopo continueremo a parlare di altre problematiche, ma adesso invece scopriamo insieme che cosa ci propongono gli amici di Tropos Club in fatto di forma fisica eccellente. Francesca, oggi parliamo di un argomento molto caro soprattutto a noi donne, che è la remise in forma, perché è arrivata primavera e quindi è arrivato anche il momento di rimettersi in forma prima di riscoprirci. Quindi vi parlerò un pochino delle nostre proposte. Qui in Tropos abbiamo una proposta un po' a 360 gradi, nel senso che cerchiamo di curare ogni aspetto del fisico, partendo da il movimento. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Comincia a muoverti, muoviti. Muoviti, muoviti. Oltre alle lezioni che puoi trovare nel nostro planning, che spaziano dalle attività in acqua alle attività in palestra, è possibile anche essere seguiti da un personal trainer in modo da rendere l'allenamento più mirato e più efficace, ottenere risultati poi anche in tempi più brevi. Puoi cominciare anche subito, io lo farei. Muoviti, muoviti, me, che tempo vola, finché la musica va, non sei mai sola. Questi sono gli anni 90, amico mio, gli 80 sono finiti e grazie a Dio il vuoto lasciato alle spalle è molto grande. Quindi o personal trainer o lezioni in acqua in palestra, oppure puoi rilassarti nell'area relax e benessere, in cui potrai anche unire i benefici dei nostri rituali di bellezza. Quindi ottimizziamo al meglio tutti i risultati, cerchiamo di rendere i risultati ben visibili in tempi rapidi, e quindi vi aspettiamo. Ciao Francesca! Salutiamo gli amici di Tropos Club e adesso preparo un bel caffè per il mio amatissimo Diego Babboni. Allora, ti mandi bacini? Grazie. Sì, perché se posso stare vicini, allora te le manderò. Distanti ma uniti. Distanti ma sempre uniti, sempre più forti. Ho fatto mio questo claim, arriva il caffè buono buono, caldo caldo, espresso. Ah, momento di ricarica. Esatto, che ci vuole sempre. Vieni che ti aspetto. Tocco di caffeina. Tac. Ta-da. Ta-da, grazie cara. Ci vediamo dopo. A fra un po'. Ciao. Tra poco. Allora, noi adesso torniamo nel nostro palco al centro perché continuiamo a parlare di psicologia, curiosità e dintorni. Il dottor Cinquini, durante il backstage, mi stimola sempre a un sacco di riflessioni, perché mi ha buttato lì un concetto che io vorrei che spiegasse anche a tutti i nostri amici a casa. C'è un'espressione che è quella di cervello chimico. Esatto. Ma che vuol dire?
Allora, il nostro cervello è una vera e propria fabbrica chimica. Cioè noi, nella nostra vita di tutti i giorni, dobbiamo cercare di incontrare delle situazioni che stimolino il nostro cervello alla produzione di neurotrasmettitori che ci fanno stare bene. Quindi quando io, ad esempio, mangio qualcosa che secondo i miei gusti è molto buono e che mi piace tanto, io produco dei neurotrasmettitori che sono funzionali a il mio benessere, sempre in funzione, come si diceva prima, della prevenzione primaria. Quando io sto con una persona che amo, produco ad esempio ossitocina, il famoso ormone dell'amore, detto in maniera molto semplice. Quindi quello che sostanzialmente significa fare prevenzione primaria è andare alla ricerca di quelle cose che ci piace fare e che ci mettono in condizione di produrre questi elementi chimici che servono a equilibrare il nostro stato mentale e quindi a farci stare bene sostanzialmente. Che belle cose, quindi amiamo ancora di più il sentimento più nobile e più bello al mondo, che è l'amore, perché proprio fa bene. Tra l'altro si dice anche che una persona, per esempio, innamorata, comunque più serena, oltre ad emanare appunto questo famoso ormone ed una sensazione di particolare benessere, sia anche più bella. Sicuramente quando una persona sta bene, attraverso anche il sorriso e lo sguardo, riesce a dare il meglio di sé. Sostanzialmente. Che bello, ti piace sottolineare, perché è bello, no, avere anche degli psicologi, dei dottori che sottolineano con noi gli aspetti positivi, perché non è che si può sempre stare a parlare di ansia e depressione, esatto, che poi un circolo vizioso ci viene ancora di più, perché noi anticipiamo, visto che appunto ansia, lo sapete, depressione funzionano un po' circolo vizioso, no? Si autoalimentano tra loro. Dunque, il cervello chimico, siamo fatti di chimica, quando si dice, no, tra due persone c'è chimica. Effettivamente c'ha un fondo di verità. Bisogna stare attenti magari a non produrre in abbondanza il cortisolo, perché il cortisolo è l'ormone che in qualche maniera veramente inficia tutte le attività benefiche del nostro organismo, addirittura intossica il nostro organismo nella misura in cui con il passare dei giorni e delle settimane si possono instaurare anche delle patologie che col tempo possono diventare anche gravi. Quindi che non sono più psicosomatiche, ma diventano proprio patologie a carattere fisico. Esatto. Quindi hanno un ruolo e una rilevanza diversa. Non più, non meno, però diciamo che lo psicosomatico è un po' il campanello d'allarme, che qualcosa non funziona. Se posso aggiungere ancora un suggerimento e un esempio che può chiarire bene questo concetto, è l'esempio dello sgabello della salute. Cioè noi pensiamo a uno sgabello, questo sgabello è sorretto da tre gambe e ogni gamba rappresenta la cura di sé, la farmacologia e la chirurgia. Cioè se noi facciamo un buon lavoro a livello di prevenzione primaria, quindi cura di sé, probabilmente avremo meno bisogno di farmaci e probabilmente anche meno bisogno di qualcosa di più traumatico come un'operazione chirurgica. Chiaramente bisogna essere consapevoli che queste cose fanno parte della sanità, che sono importanti e che ogni branca della medicina ha la sua importanza. Ecco, questo volevo dirlo. Comunque saranno d'accordo tutti e due i dottori con me, quindi anche la dottoressa Chiti, che avere un buon grado di consapevolezza e di serenità aiuta anche ad affrontare delle problematiche che si verificano nel corso della nostra esistenza. Ci piacerebbe fosse tutto rose e fiori, ma così non è. Infatti volevo sottolineare questo aspetto, perché giustamente da casa uno si potrebbe chiedere, facile a dire tutte queste belle cose, tutto, dare tanto spazio a ciò che ci fa piacere fare, a ciò che ci fa stare bene, perché alla fine la teoria la sappiamo un po' tutti, fare sport, stare con persone ci fa, con cui stiamo bene, lavorare in un ambiente gradevole, con cui c'è armonia, con cui c'è una buona comunicazione, eccetera, eccetera. Ma questo sappiamo, soprattutto in questo momento, quanto questo sia difficile, quanto in realtà i nostri bisogni spesso non vengono soddisfatti. Però
voglio appunto sottolineare questo. Non è che negandoli o evitando di consapevolizzare appunto quelle sono le nostre necessità si può ottenere un beneficio, assolutamente. Magari ci sono momenti nella nostra vita in cui alcuni aspetti o affettivi o lavorativi o familiari non sono soddisfacenti, non ci danno soddisfazione, anzi ci procurano magari un disagio, un malessere. Ma non vuol dire che non dobbiamo portare l'attenzione su quello che noi vorremmo, perché porci degli obiettivi ci mette poi nella condizione di fare degli step volendo per poterli raggiungere, anche se non sono nell'immediato, anche se nell'immediato dobbiamo stare nel disagio, però essere consapevoli di quello che ci va e di quello che non ci va è fondamentale per poi superare questo e andare avanti e proiettarsi verso un futuro più soddisfacente, mentre negarli o fare finta di niente, questo vuol dire renderci passivi nei confronti della nostra vita. Vuol dire frustrazione. Sì, perché dobbiamo puntare alla qualità della nostra vita, che è soggettiva. Ognuno ha il suo livello di qualità, non è per tutti, ovviamente siamo tutti diversi, e quindi è soggettiva, però è importante anche quando non siamo nel momento di poter avere determinate soddisfazioni non dimenticarci di quello che ci fa stare bene, non dimenticarci di noi. La famosa lista delle priorità. Esatto. Che non è egoismo, ma è volersi bene e quindi sì, avere anche sane relazioni con gli altri. Anche stare nella frustrazione del momento, ma con una proiezione futura. Ecco. Ben consci di quello che si sta vivendo e di quelli, certo, che sono i disagi. Certo. Grazie ai miei dottori del mercoledì. Grazie. Faccio a anche psicanalisi, una cosa bellissima. Questa, io ritorno nel salottino e mentre cammino riapro di già l'argomento, perché in questa quarantena molti sono stati costretti, anche tra coniugi, ad una convivenza forzata che può aver enfatizzato fino a portare alla quasi, come dire, tra virgolette, ma poi così, distruzione, no? Di un equilibrio precario matrimoniale, e così c'è tutta una nuova procedura, no? Di queste separazioni, perché i giornali ci dicono che le richieste di separazione post-Covid, quindi post-lockdown, sono aumentate. Sì, a quanto pare sì. Non vorrei pensare, non credo sia giusto pensare che siano state decisioni prese solo sull'onda di quello che sia successo negli ultimi 3 mesi. Sicuramente saranno state decisioni prese insomma, ponderatamente, però è un dato di fatto che probabilmente la crisi sia esplosa probabilmente durante questo periodo. Ed è vero che ci siano state tante richieste di affrontare nuove separazioni, questo è vero. Credo che a questo punto sia ancora più importante che particolare, insomma, gli avvocati, grazie anche al procedimento di negoziazione assistita nel quale possiamo svolgere un ruolo fondamentale, insomma, in qualche modo si rendano ancora più partecipi e in qualche modo invitino, così ce lo chiede anche la legge, i coniugi a intraprendere anche un percorso di mediazione familiare, più che altro per cercare canali comunicativi attraverso i quali trovare magari il modo di affrontare anche questo periodo di crisi. Attraverso la mediazione familiare non si trova un ricomponimento della coppia, ma si trovano appunto canali comunicativi che in ogni caso serviranno anche agli ex coniugi, che anche terminata la fase di lavoro degli avvocati comunque, come abbiamo visto, per il resto della loro vita dovranno applicare quegli accordi che, sperando che non succeda mai più una pandemia mondiale, comunque dovranno essere applicati. E quindi, insomma, il ruolo è fondamentale, il vostro ruolo, diciamo, che è molto importante anche, sì, a lungo termine, quindi sì, non solo nell'esercizio di quella che è la separazione. Io personalmente, insomma, credo che sia fondamentale, a maggior ragione mi viene da dire quando ci siano dei figli, ecco. Ecco.
E mi sta particolarmente a cuore questo, anche perché insomma io, al di là del mio ruolo di avvocato, sono anche presidente di un'associazione che si occupa della tutela dei diritti dei bambini, che si chiama Nel mio piccolo, e quindi è un tema che mi sta particolarmente a cuore. Che giustamente deve stare particolarmente a cuore ai genitori che intendono separarsi. Sì. Siamo in chiusura, ma in maniera molto breve, dal 30 giugno, cambiamo argomento di nuovo, ripartono gli sfratti. Sì, dovrebbero ripartire. Ora, teoricamente c'è da pensare che ci sarà una mole e una serie di fascicoli impilati sulle cattedre dei giudici. C'è da valutare ovviamente che ci saranno anche molte cause di opposizione alle richieste di sfratto, e il suggerimento è quello di valutare la gravità dell'inadempimento, perché quando il conduttore abbia potuto in qualche modo comunque, anche se parzialmente, onerare il canone, andrà valutato la gravità dell'inadempimento. E quindi, insomma, sarà da vedere, insomma, fattori, certo. Sì, cosa ne uscirà. Grazie avvocato, stata illuminante su tanti argomenti, nonostante il nostro breve tempo. Non c'è più tempo, appunto, scusate la ripetizione, per la prima parte di Tada. Andiamo in pubblicità, ma voi state con noi perché Tada continua, e lo fa in cucina, con Diego Babboni, eccolo lì.